volevo esprimere il mio ringraziamento a tutti coloro che si sono attivati per ridurre i disagi dell'emergenza neve e che sono stati capaci di reagire ad un quantitativo di neve caduta che era assolutamente fuori dalle statistiche degli ultimi 50-60 anni. È stata una difesa del nostro suolo, delle nostre città, delle nostre aziende, delle nostre culture, che non sempre è andata a segno, nel senso che abbiamo avuto danni, abbiamo avuto problemi, abbiamo avuto qualche ritardo, ma sono tutte cose che alla fine siamo stati capaci di risolvere sostanzialmente da soli. Questo ovviamente non significa che non siamo grati alla Brigata Pinerolo, all'Esercito Italiano, all'Aeronautica, ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri che hanno schierato tutte le loro energie, alla Guardia di Finanza, devo dire alle polizie municipali, ai sindaci, ai volontari, insomma l'elenco è sterminato e risulterebbe noioso. Quanto alle polemiche, non so esattamente a cosa si attacchino, certo ci sono ancora delle strade dove sotto qualche portone c'è ancora il ghiaccio e si rischia di cadere e questo ovviamente mi dispiace, ma sono cose che man mano si stanno risolvendo e nell'insieme tutta la circolazione stradale, tutta la circolazione dei treni, dei mezzi pesanti, il rifornimento dei cibi, l'accompagnamento dei malati agli ospedali, tutto sta lentamente tornando alla normalità. Il dispositivo viene mantenuto in efficienza fino a che non ci sarà il completo cessato allarme, perché attendiamo ancora una perturbazione le cui proporzioni, voglio specificare, non sono contenute nei bollettini, cioè il quantitativo di neve che cadrà non è scritto nel bollettino. Si sa che cadrà la neve, si sa che cadrà più o meno in alcuni luoghi, ma se ne cadono 2 metri o mezzo metro, questo non è sempre facile da stabilire. Voi ricorderete che io sono stato il sindaco che salò tutta la città di Bari e poi non nevicò, ve lo ricordate? Ho fatto delle belle esperienze a quel tempo e quindi voglio infine ringraziare tutti i sindaci della Puglia. Sono stati fantastici, hanno collaborato con la Protezione Civile regionale in modo straordinario e ancora una volta abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti. Noi siamo della gente che quando c'è bisogno di impegnarsi, di rimboccarsi le maniche, ci siamo, non abbiamo bisogno che qualcuno ci venga a chiamare. Grazie.